Fino a questa mattina ancora segnalazioni da parte dei residenti sullo stato di assoluto degrado in cui versa Piazza Alessandrini e Media Museum a Pescara. Una lastra è venuta giù e solo per miracolo in quel momento non passava nessuno. Da tempo la zona dell'ex tribunale, che ora ospita il prestigioso Museo del Cinema dell'Associazione Flaiano, è abbandonata a se stessa ed è anche il ritrovo di balordi e senza fissa dimora. Ma c'è di buono che proprio questa mattina dal comune, mentre eravamo intenti a documentare la situazione, ci è giunta notizia dell'apertura delle buste per i lavori di riqualificazione dell'intera piazza e della parte esterna della Media Museum. Si tratta di un progetto di circa 2.100.000 euro per la ristrutturazione urbanistica dell'intera area e il risanamento conservativo dell'edificio di tre piani in stile neoclassico. L'ex tribunale, che attualmente presenta cedimenti strutturali ed ammaloramento estetico, che saranno superati grazie a lavori sulle facciate che presenteranno una nuova immagine grazie alla manutenzione delle pareti verticali e della tinteggiatura. È stata presa in considerazione stamane una proposta di aggiudicazione che sarà vagliata nei prossimi giorni prima dell'affidamento definitivo, a fine estate, finalmente l'apertura del cantiere.